Come aggiornare i software nel nostro computer? Allora, signori, salve a tutti. Oggi andiamo a vedere come si aggiornano i programmi sul nostro computer. Cosa semplice e facile. In questo caso io metto due programmi che, sotto in descrizione, in poche parole. Andiamo con il primo. Il primo si chiama Sumo. Andiamo con il secondo si chiama Update Kicker. Finito, grazie a tutti, vi saluto per il fico, vi raccomando pollice in su. Scherzo. Allora, sotto c'è il link in descrizione e andiamo su Sumo. Ah, io metto questo link precisamente, ecco qui. Una volta su Sumo, sul sito che ho lasciato il link in descrizione, andiamo e cerchiamo il software Sumo. E clicchiamo su download e lo scarichiamo, ed eccolo qui. Una volta fatto questo, lo installiamo ed è qui l'iconcina di Sumo. Stessa cosa lo facciamo con l'altro software che ho consigliato. Avete il link in descrizione, cliccate su scarica ora e lo avete. Una volta scaricato avete qui il link, va bene? Questa è una faccia. Comunque, adesso andiamo a vedere prima il software Update Kicker. Perché? Perché questo software non trova proprio tutti i software nel nostro computer, ma diciamo che sono quelli più importanti e soprattutto prende quasi sempre quelli gratuiti. Ci clicchiamo due volte, aspettiamo che faccia la sua scansione perché poi successivamente aprirà il link. Eccoli qua. Tre aggiornamenti rilevanti sono CCleaner Nero, che io, tra parentesi, io ancora sono al Nero 7, uso io, tra parentesi, comprate tutto quanto, uso Nero 7, perché come dico sempre, non avere il software più aggiornato dipende da quello che ci devi fare. Io con Nero ci devo masterizzare le ISO, masterizzare dati e copiare CD, DVD, finito, queste tre opzioni. E Nero eppure troppo, cioè è già grosso come software per fare queste tre operazioni. Quindi, come dico sempre, usate il software che si adatta alle vostre esigenze. Poi devo aggiornare Super Anti-Spyware. Cliccando sulle freccette, come state vedendo, c'è scritto scarica ora. Poi, se scendiamo sotto, ci sono anche aggiornamenti beta. Beta, come sempre, io non consiglio, a meno che non siete degli smanettoni o roba del genere. Di solito la beta non la consiglio io, detto chiaramente. Io aggiorno solo i driver rilevanti e basta. Adesso passiamo al software Sumo. Come avete visto, non è che nel mio computer ci sono solo questi programmi, ma prende quelli sia a pagamento, in alcuni casi come Nero è che è a pagamento, si prende a pagamento, ma prende soprattutto quelli più, diciamo, importanti, che reputa per il computer importanti, come state vedendo il Flash Player, l'Adobe Air, eccetera eccetera. Non mette ad esempio il Photoshop, che io uso, sia il CS3 che il CS5, cioè quasi sempre il 90% dei casi uso il CS3. Vabbè, lui questo qui non me lo dice. Andiamo su Sumo. Su Sumo, va bene, da me ha fatto l'aggiornamento. Una volta che lo avviate, fa una verifica dei propri software installati sul proprio computer, fa la verifica e ti dà un response, in poche parole. Aspettiamo, tanto da me è veloce il computer, ecco qua. Come state vedendo ci sono vari simboli, eccoli qua, va bene? Ora, come state vedendo, questi qua sono ok e c'ha la spunta di verde, cioè c'ha il kicker, in poche parole, di verde, tutto ok, in poche parole. Poi, Adobe Air si potrebbero aggiornare e di solito la stellina la indica quasi sempre, ecco, aggiornamento, c'è scritto qua una piccola leggenda del software, aggiornamento minore, oppure in alcuni casi lo intende anche come versione beta. E poi ci sono quelli con il punto esclamativo aggiornamento consigliato, eccolo qua, che sono tutti questi, va bene? Come state vedendo c'è anche l'aggiornamento di Photoshop, vi faccio l'esempio, e altri software a pagamento e non a pagamento. Ci sono tanti software, io lo devo ammettere, ci sono tanti software che si possono... tra parentesi, Driver Update,
una cacata. Su 10 volte che l'ho avviato, 9 volte si è bloccato. Proprio detto chiaramente, driver update non ve lo consiglio, almeno per quanto riguarda Sumo. Perdonatemi tanto pure se mi stanno guardando la software house della Sumo, chi se ne fotte. Ci sono due software ancora più validi che l'ho recensiti. Il primo è Driver Easy, il secondo è Driver Booster. Quelli li consiglio tanto. Driver Update di Sumo non fa proprio testo, secondo me. Vale coppe quando regna denari, quando regna denari che si sta giocando a briscola, cioè zero. Ok, qui potete fare gli aggiornamenti. Come si fanno gli aggiornamenti? Si ci clicca col tasto destro su un qualsiasi aggiornamento. Io in questo caso andiamo su Adobe Rire, dai. Adobe Bridge c'è pure. Questi qua sono quasi tutti a pagamento. Va bene, andiamo su Adobe Bridge, Adobe Air. Scarica aggiornamento. Ed eccolo qua. Il consiglio da dove poi. Ecco, state vedendo pure che c'è la versione corrente. Vi indica pure la versione corrente e le versioni beta pure. In questo caso, lo ripeto, le versioni beta non le consiglio. Da dove poter scaricare il software, perché qua ci sono più di un link. Io di solito uso FileCERC e CERC FileLippo. Di solito consiglio, uso e consiglio questo. Che ritorniamo sempre sul software di prima, tra parentesi. Cioè sul sito, chiedo scusa, sul sito di prima. Ed eccolo qua. Benissimo, a un certo punto, vabbè, poi là è semplice, cliccate su scarica e lo scaricate. Cioè non posso fare una videoguida dove cliccare proprio scarica, lo scarico e clicco sempre avanti. Per favore, dai cavolo, così banale non ci posso essere io. Ok signori, questi sono i software che ho consigliato per i due software che ho consigliato per aggiornare i driver nel nostro computer, i software nel nostro computer. Vi ringrazio ancora del tempo che mi avete dedicato. Se vi è stata utile questa videoguida, vi raccomando un bel pollice in su, nei commenti scrivete quali software utilizzate voi. Ecco, sono curioso di questo perché io ne conosco, ma ce ne sono così tanti che non li posso provare tutti, perché queste cose qua io le uso anche per lavoro, quindi mi state aiutando a me. Ora dite, no, lavori, ci devi fare i soldi, eccetera, eccetera. Ugualmente, anche se non mi date consigli, ugualmente i soldi mi entrano e nel lavoro lo faccio. Cioè, non è che mi cambia tanto la vita. In questo caso è un confronto di opinioni, ecco. Si chiama confronto di opinioni fra utenti. Quindi, scrivete nei commenti quale software usate voi, quale mi consigliate, quale sia il più performante e quello che acchiappa tutti i software del mondo nel computer. Vi ringrazio ancora, Vicious17, qui dalla Luna, vi saluto pedifico.